Protesa interamente a diffondere l'amore ai cuori di Cristo e di Maria fu la beata Eugenia Lavasco. Contemplando questi due cuori, ella si appassionò al servizio del prossimo e consumò la vita con letizia per i giovani e i poveri. Seppe aprirsi con lungimiranza alle usanze missionarie, con una speciale sollecitudine per i lontani della Chiesa. Il 27 aprile del 2003, in piazza San Pietro, alla presenza di migliaia di fedeli, il Santo Padre Giovanni Paolo II proclamava beata Eugenia Lavasco, fondatrice delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. L'atto formale, suggello della sua beatificazione, fu il riconoscimento da parte dell'apposita commissione della guarigione miracolosa della piccola Aylen, avvenuta nel 1997 a Cochabamba in Bolivia. La bimba, affetta da una grave malattia ossea, era costretta all'immobilità in una carrozzella e proprio a causa di questo suo stato non veniva ammessa in nessuna scuola. Finalmente è approdata al nostro istituto, nel nostro collegio di Cochabamba, e le suore lì l'hanno accettata molto volentieri e hanno cominciato una catena di preghiere per ottenere il miracolo. Tutta la scolaresca pregava, le suore pregavano. E il Signore ce l'ha concesso per intercessione di Madre Eugenia. Durante la notte ho sentito una voce che mi chiamava, dicendomi alzati. E al mattino mi sono alzata e camminavo. C'è proprio nessuno fra voi che vorrà dedicarsi totalmente a fare il bene per amore del cuore di Gesù? Quella domanda estemporanea, frutto degli imperscrutabili disegni della volontà divina, fu la scintilla che cambiò la vita di Eugenia Lavasco. Quel casuale interrogativo dominò all'istante la sua coscienza, impedendole di percepire altro e lasciando profumare invano i fiori d'arancio già preparati dalla zia. Una chiamata alla santità che Dio rivolge a ognuno, ma che solo pochi hanno il coraggio di ascoltare. Quando si parla di fondatori di congregazioni religiose, si pensa a persone determinate nel realizzare ciò che Dio vuole loro tramite, spesso tra enormi difficoltà economiche. Per Eugenia Lavasco, tuttavia, inizialmente questo aspetto peculiare non esisteva. Era ricca e il problema economico, se non negli ultimi anni della sua breve vita, non era mai stato un problema. Ma anche in questo sta la sua santità.
Abbandonare gli onori e consacrare totalmente le proprie ricchezze agli altri non è poi così facile. Lo stesso Gesù, al rifiuto del giovane ricco di lasciare i suoi beni, disse: «È più facile che un cammello entri nella cruna di un ago che un ricco nel regno dei cieli». Eugenio, alla chiamata del Signore, rispose subito, lasciando tutti i suoi privilegi che il ceto sociale le dava, per seguirlo con la fiducia e l'entusiasmo, tipico dei santi. Eugenia Ravasco era nata a Milano il 4 gennaio 1845 dal banchiere Francesco Matteo Ravasco e dalla nobildonna milanese Carolina Mozzoni Frosconi. Rimasta orfana di madre in tenerissima età, fu cresciuta dalla zia materna Marietta. Dopo la morte della giovane moglie, il padre Francesco Matteo decise di lasciare definitivamente Milano e di ritornare nella propria città natale, a Genova, con due dei quattro figli. Anche Eugenia lasciò Milano per stare vicino al padre ammalato e si unì così al resto della famiglia, a 7 anni. Rimasta orfana anche di padre e dello zio paterno che ne faceva le veci, Eugenia si trovò ad amministrare un ingente patrimonio con coraggio e attenzione. Ma intanto dentro di lei si faceva sempre più chiara una domanda: cosa devo fare con tutto questo denaro? Signore, illuminami. Intraprese la via del matrimonio, che era di norma per l'epoca, ma l'abbandonò, riempendo la sua vita con la straripante generosità del suo cuore. Eugenia era una donna che precorreva i tempi. C'è chi l'ha definita una femminista ante litteram, intendendo per femminismo quella pienezza di spirito, quella fede interiore, che non la faceva indietreggiare nei suoi progetti. In un'epoca in cui le donne erano tenute lontane dalla vita sociale e il cui compito era quello di far crescere i figli e di badare alle faccende domestiche. Nonostante la disapprovazione di molte sue pari, che consideravano la cosa sconveniente, aveva iniziato sempre più frequentemente a visitare gli ammalati nell'ospedale di Pammatone e i miserabili nei quartieri più poveri della città. Per tutti aveva una parola di incoraggiamento e aiuto materiale generoso, dato di sfuggita con rispetto e umiltà. Questo suo amore per il prossimo la preparò ad accogliere la chiamata che avvenne durante quella casuale sosta nella chiesa di Santa Sabina. L'immediata risposta che ne seguì le cambierà per sempre la vita. Percorrendo le strade dei quartieri più popolari e del porto, Eugenia si accorse che molte bambine e ragazze vivevano nell'ozio e nel degrado morale. Bisognava aiutarle ad uscire da quella vita fatta di miseria e di ignoranza. Ma per fare questo, bisognava dar loro un'educazione e un minimo di istruzione. Iniziò a toglierle dalla strada e a radunarle in casa sua. Poi, attraverso l'istruzione scolastica, laboratori di cucito e ricamo, conversazioni religiose e formative, andava preparandole a vivere la loro vita con dignità e principi saldi. La sua parrocchia di Nostra Signora del Carmine divenne campo del suo apostolato come catechista, animatrice e benefattrice. In questo suo servizio si era unita Adele Molinari, una donna conosciuta nella chiesa di Santa Sabina. Con il passare del tempo, anche alcune ragazze entusiaste del progetto chiesero di unirsi a loro. Nasceva così, nel piccolo gruppo, il desiderio di vivere in comunità per raggiungere il meraviglioso ideale di seguire il Signore nel servizio e nell'aiuto spirituale e materiale alla gioventù e ai poveri. Ma Eugenia voleva fare il bene a più vasto raggio, voleva raggiungere un numero maggiore di anime e di giovani. Ne parlò con il suo direttore spirituale, Monsignor Salvatore Magnasco, futuro arcivescovo di Genova, che le disse: fate da sola, cioè avviate un'opera tutta vostra.
Nel 1868 Eugenia fondava l'Istituto delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Come responsabile della comunità, ebbe modo di dimostrare tutte le sue doti di guida nei confronti delle consorelle, che sempre più numerose chiedevano di entrare nell'istituto. Esse desideravano dare pieno corso all'ardente e operosa carità di Eugenia. Volevano perseguire il suo ideale, fare del bene per Dio solo, base del suo carisma e di tutte le sue azioni. Un chiaro segno di ciò che Dio voleva da lei. La strada non sarebbe stata né breve né piana, e questo lei lo sapeva. In un momento fra i più bui per le istituzioni religiose, a causa della palese ostilità del governo italiano, ella, con la sua carità esplosiva, diede il via a innumerevoli iniziative, che ben presto la resero nota in città e non solo. La scuola diventa per Eugenia il luogo privilegiato della sua passione per le anime. Passione educativa in vista dell'evangelizzazione. Finché ci saranno maestre cristiane, e lei insegnava, non ci sarà nulla da temere per la società. Guardava le cose con l'occhio dell'amore. I suoi gesti e le sue scelte erano fatte con il cuore. Il cuore di Cristo era il modello e la fonte a cui attingere per portare la salvezza nel mondo. Un giorno si presentò alla porta dell'istituto un vedovo. Aveva con sé due bimbette e, guardandola negli occhi, disse: «Se non le prende, le abbandono per strada, perché non ho la possibilità di mantenerle». Senza riflettere un istante, Eugenia le accolse e da quel giorno iniziò, in nome dell'amore e della misericordia di Dio, una nuova opera: dare una casa e una famiglia alle orfane e alle fanciulle. Eugenia Ravasco era una plasmatrice di persone, considerava la formazione umana e cristiana un tutt'uno indivisibile. Raccoglieva attorno a sé ragazze da preparare alla vita come donne complete, consigliandole serenamente nelle loro scelte di vita. Aveva una grande capacità di comunicare con gli altri e di comprenderli nel loro intimo, assecondando i loro talenti, ma anche consigliandoli diversamente dalle aspettative. A molte ragazze diceva chiaro e tondo: «Non sei stoffa da farti suora, va a divertirti e fa quello che ti dice la tua buona mamma». Di un'educanda troppo vivace, di cui le maestre nutrivano qualche perplessità, Eugenia disse: «Coltivatela bene, perché questa farà strada». Si trattava di Laura Curletto, in seguito superiore generale dal 1932 al 1954, e che fu la fautrice della causa di beatificazione della fondatrice. Negli anni questa formazione si allarga alle scuole, ai laboratori, alle attività di promozione. Nascono associazioni, vengono costruiti edifici, coinvolti i vescovi, il Papa, le autorità scolastiche, perché riconoscano e parifichino le sue scuole. Incontra e aiuta altri fondatori, come Don Bosco, e porta la sua opera in Piemonte e nel Napoletano. Viaggia in Italia, Svizzera, Francia. Tiene incontri, convegni, e ovunque vada promuove aggiornamento e aggregazione tra la gente. Dopo la morte della sorella Elisa, a cui era particolarmente legata, l'unico superstite della sua famiglia era il fratello Ambrogio. Costui, avendo trascorso una vita senza regole, era divenuto con il passare degli anni incapace di badare a se stesso, ridotto alla totale dipendenza dagli altri. Eugenia gli fu sempre vicina, con affetto quasi materno, provvedendo a tutte le sue necessità e consentendogli di vivere i suoi ultimi anni dignitosamente. Nonostante una grave malattia la stesse minando nel corpo, continuò infaticabile nella sua attività. Si recò a Roma per presentare la sua opera al Santo Padre. Avviò contatti per l'attività missionaria in America e sostenne le missioni estere in Cina. Non potendo andare personalmente perché malata,
mediante una fitta corrispondenza quasi giornaliera, guidò e incoraggiò le sue suore delle case filiali nel loro apostolato, nelle scuole comunali e nelle parrocchie. Personalmente metteva la sua preghiera ininterrotta e l'offerta del suo interminabile patire fisico. Nonostante avesse investito tutti i suoi averi nell'istituto di Piazza Carignano e profuso tutto il suo impegno, la sua opera non si sviluppava però quanto lei avrebbe desiderato. E questo le creava grosse sofferenze e rinunce, sempre accettate con umile e totale abbandono alla volontà di Dio. Arriviamo così al 30 dicembre del 1900. Per Eugenia Ravasco, che ha solo 55 anni, giunge il giorno del suo Dies Natalis. Assistita amorevolmente, affronta questo suo ultimo viaggio con grande serenità. Poco prima di morire, aveva ricevuto l'Eucaristia nella sua camera, dove veniva a celebrare la Santa Messa un prete rientrato da poco dalla missione. Era quel Don Giacinto Bianchi di Santa Sabina, inconsciamente artefice con quel suo «Non c'è nessuno fra voi che le aveva cambiato la vita». Madre Eugenia era felice solo quando dava, e questa secondo me è stata la sua grande certezza. E la sua vita l'ha immolata sia materialmente per insomma, i suoi beni, il suo denaro, sia fisicamente, perché è morta insomma, comunque faticando ancora per fare del bene. Sentiva che il bene dei giovani era più importante, aveva una certezza profonda di questo. Siamo agli albori di un nuovo secolo, che avrebbe portato spaventose guerre, ma anche tanto progresso a molta parte dell'umanità. Con la sua morte, Eugenia lascia nell'istituto un vuoto enorme. Un vuoto colmato soltanto dalla grande lezione di vita e di fede, che aveva saputo dimostrare e profondere con abbondanza. L'opera, nella piena collaborazione della vita comunitaria, era stata avviata e avrebbe continuato con successo fino ai giorni nostri, fino ad un altro valico di secolo, che risponde questa volta anche ad un nuovo millennio. Mi piace anche questa sottolineatura che la carità era proprio il cuore dell'educazione. Madre Eugenia ha accettato la sfida dell'educazione in senso pionieristico, perché credo sinceramente che abbia scoperto prima che fosse scoperto dagli altri, dai stati, dalla società civile, che la proiezione educativa, la questione educativa, è il mezzo principale per trasformare la società. Tra i tanti carismi, Madre Eugenia ha considerato fondamentale quello di educare insegnando. Come educatrice, si è modellata a Cristo, buon pastore, offrendoci totalmente per portare tutti a Dio. Nel Vangelo di Matteo è detto: «Andate dunque e ammaestrate, insegnando ad osservare tutto ciò che vi ho comandato». Da qui parte il suo progetto educativo, che prevede come esito finale che le sue allieve divengano degne cittadine, esempio di virtù in mezzo alla società e sante in cielo. Nella pedagogia di Madre Eugenia alcuni aspetti sono molto importanti. Tra questi è il voler bene. Non è possibile educare senza amore. L'educatrice, la suora, è chiamata ad amare fino in fondo il ragazzo, il giovane, ad entrare in empatia con lui, a sentire lui sente, ad amare ciò che lui ama, perché solo in questo modo può condurre il giovane verso il bene più grande che è Dio. Altro aspetto importante nell'educazione di Madre Eugenia è la gioia. Creare ambienti sereni dove il ragazzo può sentirsi a suo agio, essere lì. Infatti Madre Eugenia spesso creava momenti di svago,
perché solo in questi momenti il ragazzo è veramente se stesso e conosce gli altri per quelli che sono, e l'educatore può scoprire nel ragazzo aspetti fondamentali che non potrebbe scoprire in altri momenti. Perché solo in un'educazione integrale il giovane realizza pienamente se stesso. Madre Eugenia aveva definito l'attività educativa una missione evangelica. Per questo la possiamo definire una missionaria educatrice della gioventù. Infatti aveva intuito e applicato un programma educativo globale, antitesi con i programmi laicistici dell'epoca e in anticipo con le conclusioni del Concilio Vaticano II, che parlando dell'educazione scolastica così dirà: la ricerca metodica di ogni disciplina, se procede in maniera veramente scientifica e secondo norme morali, non sarà mai in reale contrasto con la fede, perché le realtà profane e le realtà della fede hanno la stessa origine. E prosegue. E dunque è meravigliosa e davvero importante la vocazione di coloro che, collaborando con i genitori nello svolgimento del loro compito e facendo le veci della comunità umana, si assumono il dovere di educare nelle scuole. Per incoraggiare le sue educatrici, Eugenia aveva scritto loro queste parole. Maestra qual sei, potrai essere benedetta dal Signore. Compiendo la tua evangelica missione, ti preoccuperai di instillare i germogli che innalza l'uomo al cielo, lo conduce al seno del suo Creatore e gli fa gustare le dolcezze divine. Non era necessario essere religiose per essere delle bravi educatrici e dei bravi educatori. E questa capacità di radunare attorno a sé persone motivate che condividono lo spirito dell'opera è una caratteristica più che mai viva nell'istituto anche oggi. Lo dimostrano i tanti insegnanti che collaborano nelle loro scuole. Lo dimostrano le numerose associazioni che propongono e sostengono progetti di vario genere, dalla solidarietà con i bisognosi alla promozione di incontri di orientamento e riflessione per i giovani, dagli incontri biblici alla catechesi per ragazzi e adulti. È il caso dell'AVER, Associazione Volontari Eugenia Ravasco, un'associazione nata con lo scopo di formare i giovani e le famiglie alla solidarietà e al servizio. Della Mira, Amici e Missioni Ravasco, che opera in Costa d'Avorio. Dell'ASFOR, Associazione Formazione Ravasco, o di iniziative come Prendi il Largo, Casa di Accoglienza per Giovani. Sono Sorella Maria, lavoro con ICRA 7 anni. E i giovani sono sempre stati per Madre Eugenia un po' il fiore all'occhiello. Il suo motto era bruciare per il bene dei giovani. Noi abbiamo raccolto questa eredità e la facciamo un po' nostra. All'interno di questo percorso è nata un po' l'intuizione di creare un movimento giovanile che sta nascendo nel corso di questi anni, che si realizza attraverso ritiri, giornate di spiritualità, momenti di festa, espressione in terra albanese o in terra africana, e educare i giovani a crescere con Gesù per fare poi delle scelte coraggiose. Un'espressione molto bella di questo cammino con i giovani è questa casa, che prende il nome dal Vangelo di Luca, Prendi il Largo. È un invito veramente a buttare le reti nel Signore e a fare delle scelte, come dicevo prima, coraggiose. Thank you.
fa suo e condivide lo spirito dell'istituto, opera una scelta che si potrebbe definire a 360 gradi. Adotta in pratica un modus vivendi, e questo riguarda non soltanto le religiose che ovviamente hanno percorso o stanno percorrendo le varie tappe del loro discernimento, ma anche i laici, che vengono chiamati a una partecipazione attiva e profonda, ben al di là di azioni circoscritte che si concludono in se stesse. Quello che ancora aleggia vivacemente fra le mura delle sue case, nelle parrocchie e nei quartieri dove le sue suore operano, vuole la sua famiglia sempre attenta e disponibile a condividere i problemi, a mettere in comune gioie e dolori, ad affrontare le diverse realtà con fantasia e dinamismo. Per questo motivo, non esiste alcuna rigidità del carisma. Il volto di Cristo ha in un certo senso mille facce, e ognuna di esse si riflette nelle mille sfumature della sofferenza, dell'emarginazione, della solitudine, proprio là dove le sorelle si recano senza risparmiarsi, in quei mondi che non vediamo, che non fanno notizie, all'ombra delle tante disuguaglianze e ingiustizie che oggi più che mai opprimono l'uomo a tutte le latitudini. Alcuni esempi di questa databilità dell'opera: Coinomadelfia, per bambini abbandonati, a Malocco, alla periferia di Santiago del Cile, che viene gestito assieme ai Servi di Maria. O la casa per orfani a Scutari. Qui, come in altre case famiglia, le suore e le collaboratrici laiche si occupano di rendere meno traumatico possibile fino a riservato a tanti bimbi e giovani. Così un po' alla volta, vivendo in ambienti protetti, scoprono l'affetto di una famiglia e ritrovano quel calore che prima era loro sconosciuto. Se lo sgretolarsi della famiglia è una peculiarità di questa nostra epoca e i bambini sono le principali vittime, non dobbiamo dimenticare un'altra terribile piaga di questa nostra società: la prostituzione. Nell'anno della beatificazione abbiamo deciso di ritornare ed intraprendere un'opera che, come la nostra amata madre, fosse dedicata al recupero delle ragazze di strada. Per questo abbiamo aperto questa casa a Genova, nella quale accogliamo quelle giovani che vogliono uscire dal giro della prostituzione. Cerchiamo attraverso questo servizio di riportare in loro una stima, in modo che ritrovino quella dignità di donne che avevano perduto. Figlie mie, lavoriamo con zelo, con amore, con vero spirito del Signore. Sacrifichiamoci per il bene della gioventù. E state certe che il Signore farà fruttificare il granello di senape, facendolo diventare un giorno un albero grande, su cui molti uccelli faranno i loro nidi. Non scoraggiatevi. Mettetevi nei cuori di Gesù e Maria, pronte a qualunque cosa per loro amore, e sarete contente e nella pace. Questa definizione così semplice e chiara di uno stile di vita da perseguire con costanza e dedizione è ancora la base della quotidianità di ogni suora Ravasco.
La preghiera, l'intimo rapporto con Dio nei frequenti incontri con Lui, comunitari o individuali, riconferma in ogni sorella quel sì pronunciato, rigenerando con nuova energia la pienezza di un atteggiamento attivo e propositivo. È il miglior connubio di contemplazione e azione. La preghiera, quel dialogo col divino, che la fondatrice teneva con somma confidenza, talvolta anche in dialetto. Signore, ci siete? Cosa facciamo? Un rapporto di sottomissione e di totale fiducia, un rapporto di amore senza riserve, tratto fondamentale del proprio credere e del proprio agire, sul quale fin dai primi passi del proprio cammino vocazionale, le novizie sono chiamate a riflettere e discernere, per comprendere a fondo lo spirito che anima l'istituto. Portare nel mondo il proprio carisma è l'ardente desiderio di ogni congregazione, un anelito missionario che non mancava certo a Eugenio Ravasco, ma che per una serie di eventi nel tempo della sua vita terrena non si è concretizzato. Ci hanno pensato le sue figlie qualche decennio più tardi. E oggi, all'alba del terzo millennio, sono presenti in 4 continenti. Oltre che in molte regioni italiane, in Svizzera e Albania, in Bolivia, in Brasile, in Argentina, in Colombia, in Paraguay, in Venezuela, in Messico, in Cile, in Costa d'Avorio, nelle Filippine, sazia di spargere il bene, diede vita ad una fioritura di iniziative e di opere che sostenne con l'intensa preghiera e quotidiane sofferenze fisiche e morali. Eugenia Ravasco, anima generosa ed eroica che costruì sulla roccia della fede, morì a 55 anni a Genova il 30 dicembre 1900. Oggi la sua congregazione è in diverse nazioni e opera al servizio della Chiesa e della gioventù. Nel giorno della beatificazione di Eugenio Ravasco, confusa fra migliaia, c'era anche la piccola Hélène, testimone diretta delle meraviglie che Dio può elargire tramite coloro che si affidano a Lui e da Lui si lasciano amare e plasmare. Eugenio Ravasco ha saputo cogliere il senso vero della vita e tradurlo in una realtà al di là di ogni sogno, superando ogni barriera con la sola forza della fede e dell'amore. Una fede piena, che l'ha sorretta e condotta anche nella bufera delle tante tribolazioni che hanno costellato la sua vita.
Con pazienza, umiltà e devozione, non ha mai smesso di offrire il suo esempio. Nel cono di questa luce, ancora oggi, l'Istituto agisce in Italia e nel mondo con la stessa forza interiore e intraprendenza di Eugenia. Facendo tesoro delle sue ultime parole, lasciate quasi come un testamento spirituale. Bruciare del desiderio del bene degli altri, specie della gioventù.